Bene. Buonasera cari amici, siamo in collegamento, aspettate che guardo, ok, è tutto a posto, per la nostra consueta rubrica Alla luce della gospa. E allora iniziamo subito questa nostra trasmissione, proprio affidando a Maria Santissima l'intercessione presso suo figlio perché ci possa dare il dono della parola, il dono del discernimento. E a voi tutti che ascoltate una buona serata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito. Vieni per Maria. Bene, allora adesso man mano che stiamo andando, io spero che la diretta si veda bene perché mi aveva segnalato che era leggermente in debole il segnale, però continuiamo la nostra trasmissione. Allora, innanzitutto volevo salutare tutti i nostri amici che si collegheranno, di condividere questa diretta in maniera che più persone possono ascoltarla e questa sera parleremo proprio di esse come sussidiarietà. Proprio andiamo a prendere dal libro di O capiamo o moriamo, che è il libro del nostro manuale, del nostro presidente Mario Adinolfi, che ha stilato i 26 punti come sono praticamente messi giù dal compendio della Chiesa Cattolica, come nostro programma, diciamo, strutturale del programma del popolo della famiglia. Allora, esse come sussidiarietà. In principio di sussidiarietà. In positivo spinge la politica a prendersi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali locali e in breve di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale. Questo è il compendio della Chiesa Sociale numero 185. Per cui, come popolo la famiglia, cos'è che chiede logicamente? Noi sappiamo benissimo che per quanto riguarda il terzo settore, che è un settore che è messo lì senza essere valorizzato, perché non è valorizzato dallo Stato, perché il terzo settore è composto da persone di buona volontà che si mettono, si uniscono e sopperiscono alle carenze dello Stato, alle carenze che lo Stato non riesce a dare ai cittadini. Allora, determinati uomini di buona volontà si mettono insieme e creano questo settore, proprio per l'appunto che si chiama il terzo settore. Cosa dire del terzo settore? Il terzo settore, calcolate che è uno dei perni di sussidiarietà del popolo italiano. Pensiamo ad esempio a una struttura come il Banco Alimentare, pensiamo a una struttura come ad esempio andiamo nell'ambito parrocchiale, la Caritas, l'Opera Vincenziana, il Centro Aiuto alla Vita. Tanti, tanti, tanti movimenti pro-life che si adottano, no? Ad esempio, poi ci sono contro la violenza delle donne, per l'integrazione degli immigrati. Ecco, tutte queste associazioni che comportano la sussidiarietà nel territorio sono lasciate completamente abbandonate da sole perché non si fa praticamente forza con lo Stato, perché lo Stato, visto che non giustamente dice che non ha i fondi perché abbiamo un grosso debito pubblico, abbiamo altre problematiche,
ma non si occupa praticamente dell'associazionismo in Italia. Ecco, noi come Popolo della Famiglia invece proprio pensiamo di mettere questa S come sussidiarietà proprio al punto centrale del nostro programma. Logicamente ci sono tantissimi punti, ma uno proprio per quanto riguarda l'associazionismo, di interagire in una maniera molto forte. Cioè, interagire significa magari aiutarli a creare dei progetti a livello europeo per poter reperire fondi, oppure dargli dei mandati e dei posti proprio all'interno della macchina burocratica dello Stato. Ad esempio, noi pensiamo come risolvere il problema della prostituzione. Noi sappiamo benissimo la linea della Lega, che è fare il papponaggio di Stato, per cui la linea della Lega è aprire le case di tolleranza, e per cui lo Stato diventa il pappone, come si dice, prendendo e sfruttando delle donne che vivono questa situazione. Se non che poi logicamente lì si innesterebbe assolutamente il racket della malavita, il racket della prostituzione, che è molto forte, e per cui lo Stato diventerebbe complice di quest'altra situazione, no? Sappiamo benissimo già che il nostro Stato purtroppo è già con le infiltrazioni mafiose, infiltrazioni massoniche, infiltrazioni lobbiste, per cui c'è tutta questa dinamica. Ecco, il progetto ad esempio per risolvere, uno dei tanti, per risolvere i problemi della prostituzione sulle strade, noi l'abbiamo individuato seguendo il progetto della comunità Giovanni XXIII di Don Benzi. Per cui cosa potremmo fare noi come Popolo della Famiglia? Supportare, aiutare con progetti, con mezzi economici, con l'appoggio diretto, ad esempio, la comunità Giovanni XXIII per quanto riguarda il recupero delle ragazze che si prostituiscono. Per cui, perché c'è già un'esperienza sul campo, essendoci già un'esperienza sul campo di questa associazione, di questa comunità, che chi la conosce sa che lavora molto bene, scendono in strada adesso a loro rischio e pericolo. Ecco, lo Stato, noi come Popolo della Famiglia, nel momento in cui abbiamo la possibilità di supportare queste associazioni, sicuramente il combattimento contro il racket della prostituzione e il recupero, per quello che si può recuperare, nella libertà di una donna, e sostenere un'associazione, ad esempio come Giovanni XXIII della comunità di Don Benzi, che è strutturata e sa già come muoversi. Comunque Salvini dice, Cecilia mi dice subito, comunque Salvini dice questo perché dice che non vuole vedere questo schifo per tutte le strade. Certo, questo schifo per tutte le strade, purtroppo oggi sapete che il mercimonio della prostituzione è uno fatturato più alto del racket, che tengono in schiavitù queste donne con minacce, ad esempio per quanto riguarda le nigeriane. Sappiamo che c'è un racket addirittura di famiglie, cioè vengono ricattate dall'origine nelle case, con fatti, con dei riti voodoo sulle persone di tradizione, spaventano finché non pagano il loro debito, che più o meno corrisponde a 40-50 mila euro, non vengono liberate queste donne. Poi c'è la tratta delle rumene, degli albanesi, del Caucaso, delle parti dell'est, e lì c'è veramente una mafia violenta che interagisce con la nostra mafia italiana. Non pensate che sia un mercato così libero, perché i nostri mafiosi, l'andrangheta, camorristi e la mafia siciliana sicuramente hanno il loro tornaconto. Noi lavoriamo anche assolutamente per togliere lo schifo che c'è nelle strade, ma non mettendole chiuse in una casa e dicendogli ai nostri figli, ai nostri uomini: andate e datemi poi lo scontrino fiscale, che posso portarlo a casa e dirgli a mia moglie: guarda, stasera però sono andato, ma c'ho lo scontrino fiscale, no?
non è una cosa da poter fare, cioè è inaccettabile che nel XXI secolo un uomo debba fare questo uso di una donna. Il rispetto della donna deve partire lì. Allora poi non ci lamentiamo quando assistiamo ai vari femminicidi, perché se noi abituiamo un popolo maschile a sfruttare una donna con una ventina di euro, una trentina di euro, una cinquantina di euro, a poter comprare e poter disporre del corpo di una donna, logicamente la donna viene sminuita e non è quello che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo riportare a coscienza degli uomini che la donna è una creatura a immagine e somiglianza di Dio, è una parte di noi, per cui essendo una parte di noi siamo in due, maschio Dio li creò, maschio e femmina, e loro si unirono in una sola carne. Cioè, ma per fare questo bisogna invertire la rotta. Qua, come dice il nostro segretario Gianfranco Amato, il nostro presidente, non è solamente una battaglia che noi dovremo condurre in Parlamento. Sicuramente lì c'è la battaglia politica da fare, per cui opposizione dura, schiena dritta, non scendere a compromessi, fare le nostre proposte e dialogare, perché noi non abbiamo nemici. Gli amici della Lega, gli amici di AN, gli amici di non sono i nostri nemici, sono i nostri oppositori, cioè il nostro nemico come cristiani, come cattolici, è uno, è il demonio, è il peccato, non è il peccatore. Loro sono dei fratelli che hanno perso la bussola e non la vogliono neanche ritrovare, perché probabilmente si accontentano della poltrona e va bene così se loro hanno fatto questa scelta, ma noi abbiamo l'obbligo morale davanti a Dio e davanti agli uomini di fare la correzione fraterna, e parlando, esponendo i nostri problemi, abbiamo l'obbligo morale di portare la buona novella in quei palazzi dove fanno mercimonio dei nostri figli. Noi stiamo assistendo, ho parlato prima della Lega per quanto riguarda le case chiuse che vogliono riabilitarli per guadagnare dei soldi, togliere lo schifo alle strade, e verrà un bel casino perché poi ci sarà veramente da ridere. Ma ad esempio abbiamo visto il buon Maroni con il presidente della regione dell'Emilia, Emiliano della Puglia, che praticamente già si stanno facendo degli scambi, no? Io vengo a appoggiarti per quanto riguarda la legge Scalfarotto, così a noi ci mettono in galera, siamo pronti ad andare in galera. Se avete sentito stamattina padre Livio e il discorso di Papa Francesco che ha fatto ieri mattina a Santa Marta, noi siamo chiamati al martirio, ma nella difesa a oltranza della vita. La vita è vita dal concepimento alla morte naturale, e noi non intransigiamo, noi non siamo quelli che apriamo il negozio per due poltrone. Non voglio entrare in una polemica, ma gli amici, alcuni degli amici, perché come sapete il comitato DFN Difendiamo i nostri figli si è spaccato, per cui parte già accolto il progetto del popolo della famiglia nella figura di due fondatori e di due che hanno praticamente fatto il Family Day, quello di San Giovanni e quello di Circo Massimo. Si è divisa purtroppo e alcuni stanno scegliendo altre strade. Noi non vogliamo più entrare in queste diatribe, non ci entriamo più. Allora, siccome sta arrivando, ormai siamo a 100 giorni dalle politiche, e sicuramente entreremo in queste dinamiche di nuovo del comitato, quello ha detto quello, quello ha fatto quello, noi non entriamo più in queste dinamiche, stiamo facendo semplicemente osservare, come nel video che ha mandato il nostro caro amico Samir di Umbria, che lo salutiamo stamattina, che
Gandolfini a una platea ha detto: bene, ci hanno garantito che ci candidano dei nostri uomini e a chi negozierà, a chi non negozierà sulla famiglia. Sono bugie, caro Massimo, ma non perché tu sei un ingenuo, anche perché l'hai già visto, non è una polemica la mia. Ma l'hanno già fatto, hanno già fatto questo mercimonio. L'abbiamo visto con il Family Day, non passa la legge Cirinnà con Alfano, con Lupi e con tutto quanto. Finito, Renzi ha detto: io ho i voti, voi parlate e urlate dalla piazza, e ci ha messo la legge Cirinnà approvata ed è diventata legge dello Stato. Adesso siamo pronti a popparci, a beccarci sicuramente lo Ius Soli prima della fine legislatura. Stanno ancora facendo quattro conteggi dei voti che perdono, testamento biologico, la DAT, per cui è tutto l'improcinto. Allora noi abbiamo l'obbligo morale di scendere in campo e di combattere la buona battaglia. Come dice San Paolo, ho terminato la corsa. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa e ho conservato la fede. Noi dobbiamo fare questo, dobbiamo correre, arrivare al punto di fare tutto quello che potevamo fare, alla fine dire noi siamo solo servi inutili, perché di servi inutili, e vi dico di più, come ci chiamiamo, come siamo delle lampadine fulminate. Ma il Signore si serve di queste lampadine fulminate. Voi sapete che io vado in giro con il generale, con l'avvocato Gianfranco Amato, da Bolzano alla Sicilia, nelle sue conferenze lo accompagno e vi posso garantire, come ha detto Mario stamattina, che in ogni angolo del paese stiamo mettendo una bandierina del popolo alla famiglia. Sappiamo benissimo anche che questo simbolo è conosciuto circa 5, 4, 5 persone su 100, per cui sappiamo benissimo che il lavoro da fare è enorme, enorme. Per cui con la preghiera e con l'azione, orat et labora, per cui l'azione portato e supportato per noi uomini di fede, con la preghiera e per gli uomini di buona volontà e con l'uso della retta ragione. Allora, voglio salutare intanto anche a mia moglie, che come sapete è giù in Calabria, per quello che stasera sto facendo la diretta io, perché ha avuto una chiamata dall'ospedale della madre, che è in procinto di tornare alla casa del padre, per cui l'accompagniamo con la preghiera. Ma mentre che in Calabria ormai sono 25 giorni, grazie alla volontà, la forza di volontà e alla voglia di portare avanti questo progetto del popolo e la famiglia, e Angela è anche instancabile, per cui alla notte sta con la mamma, la mattina riposa un paio di ore e il pomeriggio si sta spendendo sul territorio per creare dei circoli, per cui anche in provincia di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Catanzaro si stanno formando piano piano, perché è un lavoro di spiegare cos'è il popolo a famiglia, è un lavoro di far capire qual è il progetto del popolo a famiglia, è un lavoro di far capire che non siamo monotematici, ma che guardiamo tutto come un prisma. La famiglia, attraverso la famiglia scende tutta il nostro progetto politico. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Per cui io saluto veramente tutti quanti, dalla Giovanna Arminio, che da Bolzano è andata a Noto, per cui in Sicilia il nostro presidente ha detto che è già pronta a scendere per presentarsi alle politiche, fino a Cordenons, dove abbiamo già delle persone, il nostro vice sindaco all'interno del palazzo, fino a Toscana, dove c'è Ariolo, Mirko De Carli in consiglio comunale, dove ci sono già nelle istituzioni. Il lavoro che è stato fatto sono 2 anni, dall'11 marzo del 2016 a oggi, che ci stiamo strutturando sul territorio, e logicamente il lavoro da fare è faticoso. Ma è faticoso perché? Perché ha il fuoco nemico, come vi ho detto, non ci sono nemici, ma fuoco delle persone di un'altra fazione politica,
che non condividono, e il più che fa più male all'anima, al cuore, ma con la preghiera riusciamo a perdonare e a capire, è il fuoco cosiddetto amico. Quello lì fa più male, perché come dice anche, dagli amici mi difendo, dai nemici mi difendo io, ma che dagli amici mi difenda il Dio. Allora io adesso, visto che anche siamo nel tempo della regina della pace, volevo leggervi un messaggio che è uno dei messaggi di Medjugorje, praticamente quello più conosciuto, perché è messo in tantissime immaginette della Madonna, come si regalano poi agli ammalati. È il messaggio del 1 marzo del 1982. La mamma dice: se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Figlioli cari, se qualcuno viene da voi e vi chiede qualcosa, voi gliela date. Ecco, anch'io sto davanti ai vostri cuori e busso, ma molti non si aprono. Io vorrei tutti voi per me, ma molti non mi accettano. Pregate perché il mondo accolga il mio amore. Allora, vedete in quanta dolcezza c'è, che ci chiede che se sapremo come lei ci ama, noi piangeremo di gioia. E poi chiede di pregare perché il mondo accolga il suo amore. Allora, noi sappiamo che in questa S come sussidiarietà ci sta l'amore per il prossimo. Allora, chi ha vissuto, noi siamo molti dei componenti del popolo La Famiglia che veniamo proprio da associazioni pro life, ad esempio io e mia moglie, con ad esempio ho visto prima la nostra cara Emanuela Spagnolini, che è una nostra militante del popolo La Famiglia, ma è una nostra compagna, una nostra amica di vita, sia nello spirituale, nella preghiera, e sia ad esempio nel centro aiuto alla vita che abbiamo aperto circa 10-12 anni fa. Ormai sono, adesso è da 2 anni che, quando siamo impegnati politicamente, abbiamo dato le dimissioni, abbiamo lasciato il centro aiuto alla vita a delle persone di buona volontà che stanno portando avanti questo progetto. Ma abbiamo ricordato l'altra sera, io e Emanuela, in una cena, quanto amore e quanto si dava quando si accoglieva qualcuno. Allora, vedete, la sussidiarietà che interpreta il popolo La Famiglia sta proprio lì. Sta proprio lì nel sporcarsi le mani. Nel sporcarsi le mani e di amare questo tuo prossimo. Sappiamo benissimo che il primo prossimo è il prossimo che abbiamo in casa nostra, perché se noi non riusciamo a fare delle opere di carità a chi ci sta a fianco e vogliamo andare a fare i missionari in Africa, è semplicemente una fuga. Allora, noi abbiamo lavorato, ma come noi, io vi posso garantire, ad esempio il nostro caro amico Alberto Cerutti, nella sua associazione di CAV e di esperienza sul Novarese, sul Verbano, dove oggi lui è presidente dell'associazione Popolo Famiglia Novara, Verbania Chiusiossola, ma ha avuto 20 anni di esperienza nel mondo pro-life. E quando tu vedi la vita come nasce, tu non puoi stare fermo qui e fare delle polemiche, ad esempio con quel sacerdote Don Piero lì che ha parlato e ha detto: ma ne ha ammazzati più la Bonino o Riina? Ma assolutamente sono d'accordo che ne ha ammazzati più la Bonino. Il problema è: nessuno vuole mettere la mafia è meglio dell'aborto. No, l'aborto è meglio della mafia. Non è una guerra di cos'è meglio, è un dato oggettivo che sono due modi per sterminare e per abbassare un popolo. Allora, lui Riina l'ammazzava con il plastico, con la dinamite, con i fucili, con gli agguati, per farne un profitto personale. E l'aborto invece è stato usato dagli stati, è stato usato a livello mondiale per il controllo delle nascite, perché c'è un progetto massonico, c'è un progetto dove oggi in Italia mancano circa 40 milioni di persone, sono 6 milioni che sono stati uccisi
dall'inizio della legge sull'aborto, e noi abbiamo una Emma Bonino che ha presentato, ha portato avanti questa legge, la 194, cioè è riuscita a far diventare l'aborto legale in Italia, che oggi ci viene a parlare dai pulpiti della Chiesa dicendo che noi dobbiamo aprire agli immigrati perché saranno loro che ci daranno le nostre pensioni, e vanno a toccare, e mettono il dito in alcuni punti dove la gente sente, perché ormai la gente, siccome non sente più niente, purtroppo viviamo in un momento dove la gente è assopita, è addomesticata e addormentata. Se tu le parli del gender, le parli del problema di un uomo che si sposa con un altro uomo e che vuole adottare un bambino, questi ti dicono: ma no, perché? Ma non c'è niente di male, perché? Il messaggio che passa in quella scatola quadrata che si chiama televisore e che ha addomesticato per 40 anni il popolo italiano, ti fa vedere dei bei filmati con due uomini che si baciano, che si amano, che non c'è niente di male. Ma io voglio vedere quando un bambino vede andare a letto papà e papà e dice: papà e papà stanno andando a letto, ma cosa vanno a fare? A cercare di fare un altro fratellino? Vanno a cercare di allargare la famiglia? O vanno a fare delle porcate e poi con dei progetti vogliono comprare e acquistare un bambino in India o in America, o dove possono farli a botte di 150-200 mila euro? Allora, noi, come vi ho detto, non dobbiamo condannare quelle persone, ma dobbiamo condannare il peccato. Quello noi non possiamo tacere, perché se tacciamo noi, cari amici, urleranno le pietre. Voglio andarvi a leggere adesso, per quanto riguarda proprio un messaggio sul prossimo, perché ci sono la Madonna la Gospa, come la chiamano a Međugorje, ha dato circa 30 messaggi per quanto riguarda il prossimo. Allora, nel messaggio del 2 ottobre del 2014 a Miriana dice: cari figli, con materno amore vi prego, amatevi gli uni gli altri, che nei vostri cuori sia come mio figlio ha voluto fin dall'inizio. Al primo posto l'amore verso il Padre Celeste e verso il vostro prossimo, al di sopra di tutto ciò che è di questa terra. Cari figli miei, non riconoscete i segni dei tempi, non riconoscete che tutto quello che è intorno a voi, tutto quello che sta succedendo, accade perché non c'è amore. Comprendete che la salvezza è nei veri valori. Ma guardate che messaggi, sembrano proprio stampati e detti, pronunciati dalla Madonna. Non voglio appropriarmene per il popolo, la famiglia, ma chi è che sta facendo questa battaglia? Chi c'è oggi nel palinsesto politico che sta parlando di valori, di morale, di etica? È tutto negoziabile, ragazzi, è tutto negoziabile, per quello che noi dobbiamo fare questa buona battaglia. Comprendete che la salvezza è nei vostri e nei veri valori. Accogliete la potenza del Padre Celeste, amatelo e rispettatelo. Camminate sulle orme di mio figlio. Voi, figli miei, apostoli miei, cari, voi vi radunate sempre di nuovo attorno a me perché siete assetati. Siete assetati di pace, di amore e di felicità. Dissetatevi dalle mie mani. Le mie mani vi offrono mio figlio, che è sorgente d'acqua pura. Egli rianimerà la vostra fede e purificherà i vostri cuori, perché mio figlio ama con cuore puro e di cuori puri amano mio figlio. Solo i cuori puri sono umili e hanno una fede salda. Io vi chiedo cuori del genere, figli miei. Mio figlio mi ha detto che io sono la madre del mondo intero. Mio figlio mi ha detto che io sono la madre del mondo intero. Prego per voi che mi accogliete come tale. Con la vostra vita, preghiera e sacrificio mi aiutate affinché tutti i miei figli mi accolgano come madre, perché io possa condurli alla sorgente d'acqua pura. Vi ringrazio, cari figli miei. Mentre i vostri pastori con le loro mani benedette vi offrono il corpo di mio figlio, ringraziate sempre nel cuore mio figlio
per il suo sacrificio e per i pastori che vi dà sempre. Ecco, allora vediamo quanto amore c'è in questo messaggio. Allora, noi ad esempio ho parlato per quanto riguarda la sussidiarietà, no? Al prossimo. E con Manuela, come vi dicevo prima, abbiamo ricordato il tempo passato quando riuscivamo ad aiutare 253 famiglie e ad aiutare con circa 30-35 kg di cibo, tra scatolame, tra olio, tra pasta, tra carne, al mese, a famiglia, per cui 253 famiglie ogni mese prendevano più di 35 kg di alimenti, perché la provvidenza è così, più dai e più continui a dare. Ma la sussidiarietà dello Stato è sempre mancata. Ma la sapete, cari amici miei, che noi come associazione, oltre che il Centro Aiuto alla Vita, avevamo l'Emanuele per la Nuova Evangelizzazione, che si occupava di tutte le altre povertà, e tra le due associazioni avevamo, come vi ho detto, 255 famiglie in carico. Gli assistenti sociali del comune di Moncalieri, del comune di Torino, ci telefonavano e ci davano in carico a noi queste famiglie, perché loro non avevano i supporti. E noi, tutti i volontari, senza una lira dallo Stato, noi supportavamo 255 famiglie. Provate a pensare se si fa sinergia con la regione, con il comune, con lo Stato centrale, e supportare il terzo settore, che è radicato nel territorio. Il terzo settore oggi è solo sfruttato. Sei uomo di buona volontà, vai a fare il volontario, non frega niente a nessuno, ci sta togliendo dei problemi, è lì che noi dobbiamo lavorare. Allora, esponenzialmente dobbiamo supportare queste associazioni, dobbiamo supportare con tutti gli strumenti, per cui ci sono dei bandi di gara della Banca Europea, della Comunità Europea, e questa associazione ha tanta buona volontà ma non ha le capacità per poter presentare un progetto, perché sono veramente ingarbugliati. Allora, delle persone preparate della regione o del comune si mettono a supporto e aiutano queste varie associazioni. Ci sono i soldi che si possono risparmiare dove ci sono gli sprechi, e poi indirizzarli per una sussidiarietà ordinata. Noi abbiamo fatto, ragazzi, vi racconto un attimino delle cose, abbiamo fatto più di 5 corsi per operatori sociosanitari delle nostre donne che avevamo in carica, perché quando tu prometti a una mamma e gli dici non abortire perché è una vita e noi ci siamo, poi ci devi essere. E allora, quando nascevano questi bambini, la gioia della mamma, la gioia del padre, la gioia della famiglia era enorme, ma come Centro Aiuto alla Vita, come supporto vero, serio, devi anche crearle la possibilità di mantenersi, di vivere. Allora abbiamo creato questi corsi. Io vi dico, ragazzi, questi corsi qua costavano 48.000 euro a corso, perché erano tutti soldi che andavano alla Regione Piemonte, timbri, bolli, marche da bollo, permessi, licenze, i professori e tutto. Veniva 50.000 euro. Noi abbiamo fatto 5 corsi, sono 250.000 euro che noi abbiamo speso in 2 anni, soldi che sono piovuti dal cielo con la provvidenza, perché lo Stato prende soldi anche da queste situazioni. Noi su 5 corsi abbiamo fatto uscire erano 20 a corso, perché più di 200 persone che tutte quante, finito il corso, quando hanno avuto il diploma, sono state impiegate e hanno potuto contribuire al mantenimento della propria famiglia. Quella è una sussidiarietà seria. Non c'è il terzo settore, va bene, io me ne lavo le mani, anzi, quando ho dei poveri guardo un attimino nell'elenco delle varie associazioni e mi scarico il problema. Non è così che funziona. La sussidiarietà deve essere programmata
deve essere gestita e deve essere portata avanti con la coscienza e con l'intelligenza. Per cui, come vi ho detto prima, per quanto riguarda lo sfruttamento di ragazze sulla strada, appoggeremo sicuramente il progetto con le varie associazioni che usano il progetto di Don Benzi, il recupero della ragazza, combattere il racket della prostituzione e, io dico, anche dare una gran multa, una bella persecuzione ai clienti, perché se non si colpisce in tutti e questi tre settori, questa dello sfruttamento alla prostituzione non si riesce a recuperare. Invece no, se noi andiamo dietro alla Lega, gli amici che vanno dietro alla Lega, perché io sicuramente noi non ci andiamo, ma chi va dietro a quel progetto, aprire le case chiuse mette delle ragazze che si vendono, i nostri figli che vanno, come è diventato con l'aborto, lo sapete, no? Ormai è diventata legge da 40 anni, è normale che chi vuole abortire abortisca, no? Anche se le statistiche ci dicono che gli aborti sono diminuiti, certo, abbiamo visto con la pillola del giorno dopo, dalle 13.000 scatole quando necessitava la ricetta medica alle 600.000 scatole quando la ricetta medica non serve più, per cui anche questo bel regalo, no? Allora vediamo cosa succede. Questa è per quanto riguarda ad esempio la prostituzione. Per quanto riguarda, come vi ho detto, il centro aiuto alla vita, la 194, noi siamo per un'abrogazione, ma finché non riusciamo ad abrogarla, che questa legge continua a rimanere in piedi, mettiamo in pratica la 194 al 100%, per cui in ogni consultorio mettiamo anche un qualcuno che dica che la vita è bella, non semplicemente nei vari consultori dove ci sono tutti pro morte, tutti che scrivono semplicemente un certificato, si presenti al terzo piano alle ore 10 dove c'è Silvio Viale che ti fa un bel aborto, come ha detto nel giornale di l'altro ieri, che lui ne ha uccisi con le sue mani 10.000, è responsabile di 150.000 aborti, è responsabile della RU4684, come si chiama. Allora, noi, visto che finché riusciremo, perché la nostra battaglia sicuramente sarà quella di cercare di abrogarla la 194, ma finché non riusciamo metteremo i paletti perché in ogni consultorio ci sia un pro-life, ma non che combatte, che nella libertà della donna gli spiega cosa avviene nel post-aborto. Quante di queste donne vengono avvisate di cosa avviene dopo un aborto sulla donna stessa? Quante lo sanno quanto uso di psicofarmaci iniziano a fare? Quanti iniziano a fare sesso compulsivo? Quanto nell'alcol, nella droga? Quanti si tagliano le vene? Quanti non vogliono neanche ricordare? Poi dopo 30 anni le viene fuori il rimorso di coscienza e vivono malissimo. Allora, bisogna dire le cose come stanno. Dopodiché, finché c'è la legge 194, noi facciamo obiezione. I medici che vogliono fare obiezione, che sia loro diritto di fare obiezione, di non fare questo, ma per un'applicazione corretta che ci siano anche gli strumenti di informare. E ad esempio i centri di aiuto alla vita o i vari movimenti pro-life che ci sono, di darle supporto. Come? Con delle convenzioni, ad esempio, convenzioni con delle industrie per i pannolini. Allora, se lo Stato e la Regione si mette e praticamente si orchestra una missione nel genere, che interloquisce con le varie aziende dei pannolini, le varie aziende del latte in polvere, e riesce a trovare un qualcosa, allora guardate quante operazioni si fanno. Si incrementa il lavoro, si aiuta e si supporta delle famiglie che non ce la fanno, perché ci sono tantissime famiglie. Voi sapete che oggi siamo 4 milioni e mezzo le famiglie in povertà assoluta. Povertà assoluta significa che si sta sotto i 500 euro al mese. E noi cosa stiamo pensando in questa fine legislatura? Allo ius soli, a dare e a legittimare degli immigrati che sono nati sul territorio. La cittadinanza te la guadagni quando hai fatto tutte le varie passaggi che devi fare, le varie domande,
ti sei reso conto di com'è la cultura italiana, va bene tutto quanto, ti arriva la tua cittadinanza, cosa che sta già avvenendo in Italia, ma non regalarla per una sola situazione puramente ideologica. Oggi stanno spingendo per il DAT, è la prima porticina che stanno aprendo per quanto riguarda l'eutanasia. Questa è la porta, ragazzi. L'unione omosessuali, i matrimoni della legge Cirinnà, era già pronta la legge per gli uteri in affitto, poi è stata stralciata. Ma nella prossima legislatura, se noi non riusciamo a mettere quel paletto nell'ingranaggio, questa passerà sicuramente. Allora, il lavoro che dobbiamo fare lo sappiamo. Amare il nostro nemico, amare il nostro prossimo. Cecilia Maria Biancarelli dice, questa sì che sarebbe una meravigliosa sussidiarietà. Esatto Cecilia, questo è quello che noi dobbiamo fare. Il popolo e la famiglia si impegnerà con delle commissioni, si impegnerà con degli esperti a cercare il supporto da poter dare. Per quanto riguarda l'immigrazione, noi non li vogliamo affondare nel mar Mediterraneo, non siamo dei pazzi assassini, noi siamo accoglienti per nostra natura. L'accoglienza l'avete sentito nel messaggio, la Madonna ha detto, mio figlio ha detto che io sono la madre di tutto il mondo, del mondo intero, allora io amo il mio fratello nigeriano, il mio fratello siriano che oggi vive in mezzo alla guerra fatta da guerrafondai, massoni e gente che sta muovendo e giocando a scacchi sulla pelle della gente, ma il mio impegno da italiano e da con le mie radici, con le mie tradizioni, con la mia lingua, con la mia cultura, e di aiutare questo fratello nel loro habitat. La prima carità verso questi fratelli è non farli emigrare, ma non perché non li vogliamo da questa parte, anche perché ormai sono in troppi, ma perché ognuno di noi ha il diritto di morire dove è nato. Ma pensate ai siciliani che sono andati, ai veneti, ai romani, che sono emigrati in tutte le parti del mondo. Ma quanti canti, quante poesie, quante lacrime hanno versato per il ricordo della propria terra. E voi pensate che se a un senegalese tu gli dai la prospettiva di poter vivere in Senegal, nella sua terra, con i suoi parenti, con i suoi nipoti, con i suoi nonni, ma non è più felice che viene a fare qua invece lo spacciatore di crack, lo spacciatore di fumo, che oggi la problematica più grande per i nostri giovani sono le droghe e nessuno ne parla. Abbiamo un quadro, fratelli e sorelle in Cristo, che è terrorizzante, ma non è per far paura, perché io ho la fede e non ho paura di nulla, ho solo paura del peccato, ho solo paura di quando arriverò davanti a Dio e dirgli, Signore, io ho fatto tutto quello che potevo fare, speriamo che non mi dice no, non hai fatto questo, non hai fatto questo, non hai fatto questo. Ma io credo che il Signore guarda nei cuori e guarda la verità. Se tu sei nella verità, nella tua consapevolezza, con i talenti che ha dato, tu risponderai a Dio di questo. C'è il gatto che sta girando, per cui adesso volevo salutare un po' di amici: Gianfranco Salati, Donna Bert, Francesca Centofanti, grande Francesca con la Pongi, Marco Tullio, la redazione del Popolo della Famiglia TV. Sappiate per l'appunto che sul Popolo della Famiglia TV stiamo continuando a mandare in onda ogni giorno palinsesti di informazioni. Prima di me c'è stato il mitico Danilo Leonardi che ha parlato e molto approfonditamente di cosa sta succedendo in questi giorni. Abbiamo avuto, salutiamo ancora un attimo, poi vado a parlare di altre cose. Volevo salutare Barbara Giacovelli, Cecilia Maria Biancarelli, Sabino, il grande Sabino del gruppo Preghiera Popolo della Famiglia TV. Ecco, voi ditemi, ragazzi, ma chi è che ha in un movimento politico un gruppo della preghiera? Voi l'avete sentito, due giorni fa Padre Livio ha parlato a Radio Maria nella sua rassegna stampa dicendo: bello, è bello vedere che un movimento politico ha consacrato il proprio movimento politico alla Madonna nella Basilica di San Giovanni a Roma,
E fa lui stesso ha detto: molto bello che il popolo, la famiglia con i suoi leader e tutto i militanti abbiano fatto questa consacrazione. Noi siamo questo. Noi non dobbiamo avere nemici, come vi ho detto, dobbiamo vedere degli antagonisti e concorrenti e poi spiegarle con la nostra battaglia, con la nostra fede, con la nostra vita, con la nostra linearità, con le nostre opere. Con la nostra forza di scendere in campo e di creare circoli del popolo e famiglia, di coinvolgere amici, di coinvolgere parenti, di coinvolgere non conoscenti, di andare nelle chiese, di uscire fuori dalle chiese, di andare da tutte le parti. Dobbiamo essere dei megafoni che urlano dai tetti, perché dobbiamo raggiungere quel 3%. Abbiamo 100 giorni di tempo, cari amici. Dobbiamo raggiungere 750.000 firme a collegio. E il 3% per mettere 20 persone in Parlamento. Questo è il minimo, perché se poi raggiungiamo il 5, il 6, il 7 o il 30%, come diceva l'avvocato Gianfranco Amato nell'Assemblea a Roma, si metteranno più persone tra Camera e Senato e lì si farà una battaglia. È un movimento che crescerà solamente. Volevo salutare ancora Cecilia Maria Biancarelli, Anna Maria Castellana, Rossano di Pinerolo, PDF Pinerolo. Ciao Rossano. E Marcello Croce De Grandi, se tutti gli amici che si stanno mettendo in idea, Cecilia Maria Bianca, anche voi avete un gatto, sono i miei preferiti amici. Noi abbiamo due gatti, ci fanno tanta compagnia, per cui sono delle belle, begli animali domestici che bisogna amarli, curarli, ma non metterli neanche su un altare, che sono degli animali bellissimi, bisogna curarli, avere il massimo rispetto, perché come loro ti danno a te tanto calore e tanta gioia, è giusto che anche tu li tratti e li è. Ma da lì poi a metterli in un passeggino o andare e aprire una pasticceria per cani o per gatti, si perde un attimo la bussola. Salutiamo anche Francesco Virre. Ecco, quello che vi volevo dire ancora, voglio leggervi l'ultimo messaggio perché è importante, perché siamo nel tempo della regina della pace. La Gospa, siamo noi il tempo della Regina della Pace, alla luce della Gospa. Il tempo della Regina della Pace era lo scorso anno, era il tempo che la Regina della Pace stava preparando. Adesso, questo anno, visto che tra 100 giorni andiamo alle votazioni, abbiamo messo la luce della Gospa sopra questa trasmissione, sopra queste nostre parole e sopra tutti quanti voi del popolo e della famiglia e di persone di buona volontà. Io vi chiedo ancora, visto che siamo in molti a vedere e a seguirci, fate le condivisioni, iniziate le notifiche, attivate le notifiche in maniera che possiamo condividere questa diretta a più persone possibili. Vi leggo il messaggio del 2 aprile del 2015. Cari figli, ho scelto voi. Apostoli miei, perché tutti portate dentro di voi qualcosa di bello. Voi potete aiutarmi affinché l'amore per cui mio figlio è morto, ma poi anche risorto, vinca nuovamente. Perciò vi invito, apostoli miei, a cercare di vedere in ogni creatura di Dio, in tutti i miei figli, qualcosa di buono e a cercare di comprenderli, figli miei. Tutti voi siete fratelli e sorelle per mezzo del medesimo Spirito Santo. Voi, ricolmi d'amore verso mio figlio, potete raccontare a tutti coloro che non hanno conosciuto questo amore ciò che voi conoscete. Voi avete conosciuto l'amore di mio figlio, avete compreso la sua risurrezione. Voi volgete con gioia gli occhi verso di lui. Il mio desiderio materno è che tutti i miei figli siano uniti nell'amore verso Gesù. Perciò vi invito, apostoli miei, a vivere con gioia l'Eucaristia, perché nell'Eucaristia mio figlio si dona a voi sempre di nuovo e col suo esempio vi mostra l'amore e il sacrificio verso il prossimo. Vi ringrazio. Abbiamo parlato di sussidiarietà, per cui secondo esse come sussidiarietà ama il tuo prossimo come te stesso. Il tuo prossimo come te stesso, e noi con questa sussidiarietà che il popolo e la famiglia intende portare avanti verso il prossimo, è proprio questo tipo di supporto: guardare, analizzare bene
essere attenti, prudenti, dolci come colombe e astute come serpenti, come ci dice la scrittura, per non disperdere le energie, non disperdere le forze, bisogna essere molto, molto, molto intelligenti. Adesso a questo punto, visto che siamo quasi al momento di salutarci, volevo passare poi il testimone. Cecilia Maria Biancarelli mi dice che ha già condiviso, ha detto Amen per quanto riguarda questo messaggio e questa preghiera, perché poi il parlare, quando parli di Dio, delle cose di Dio, se parli veramente col cuore in mano, diventa preghiera, tutto è preghiera, no? Come dice nella scrittura, pregate incessantemente per non entrare in tentazioni. Quel pregare incessantemente è fare tutte le opere, fare il tutto la volontà di Dio. Certo, noi sappiamo benissimo quali attacchi stiamo subendo. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli. In primis il nostro presidente Mario Adinolfi, attacchi trasversali, blocchi su Facebook, minacce di morte, insulti alla figlia, alle figlie e violenze di una incredibile violenza. E noi stiamo anche noi vivendo questo passaggio, Gianfranco Amato. Tutti quanti noi militanti che stiamo lavorando per la difesa della famiglia, verremo, il combattimento sarà forte, come ha detto il cardinale Caffarra, Suor Lucia, nella lettera che le ha mandato perché Caffarra aveva chiesto a Suor Lucia una benedizione per l'Istituto Giovanni Paolo II sulla famiglia. Suor Lucia le ha scritto che l'ultimo attacco di Satana sarà proprio contro la famiglia e chi difenderà la famiglia verrà perseguitato. Allora, noi stiamo vivendo questa persecuzione, ma come ha detto Papa Francesco proprio ieri, non possiamo dire che l'aborto è lecito, l'aborto è un omicidio, l'aborto è un abominio agli occhi di Dio, grida vendetta al cospetto di Dio. E noi non possiamo dire: ma no, andiamo a trattare per una poltrona se quello lo vuoi fare. Forza Italia, siete liberi nelle scelte. No, non si è liberi nelle scelte, bisogna gridare. No, no, no. La verità vi farà liberi, la verità ci farà liberi. Allora, dopo di noi passeremo il testimone a Economia e Vangelo con Guido Mastrobuono, un altro fratello militante del Popolo della Famiglia. Chi può lo ascolti perché è molto bello. E in quanto invece riguarda domani mattina, collegatevi sulla pagina YouTube della Croce Quotidiana, dove ci sarà il nostro presidente, che ha dovuto inventarsi un'altra diretta, per cui con lo studio io penso che tanti amici hanno cercato di capire come si poteva fare e si è riusciti ad andare in diretta dalla pagina YouTube della Croce Quotidiana, per cui se andate su YouTube, a parte che noi mandiamo i link, ma sulla pagina YouTube della Croce Quotidiana, domani mattina tra le 8 e un quarto e le 8 e mezza ci sarà la diretta del nostro presidente Mario Adinolfi. Ogni mattina con la sua rubrica Stampa e Vangelo, per cui ci sarà la lettura della Buona Novella, della Sacra Scrittura e poi un approfondimento e diciamo un aiuto per i militanti, i dirigenti che sono sul territorio per poter combattere questa buona battaglia. Carmela Cutolo mi dice bene, sì, bene, perché sapete che su Facebook stanno continuando a bloccare. Sia il presidente Mario Adinolfi di continuo ormai hanno attivato un meccanismo che riescono a farlo bloccare perché sono semplicemente dei dati che vengono sviluppati e poi viene bloccato. Hanno bloccato Massimiliano Amato, è riuscito solo a fare quel post dove annunciava che il loro papà è salito al cielo, per cui ci uniamo con le centinaia e centinaia e centinaia, anzi migliaia di condoglianze che hanno fatto ai fratelli Amato, alla sorella Amato, alla mamma di Gianfranco, di Massimiliano. Ci continuiamo a stringere attorno al nostro generale, al nostro segretario nazionale,
al nostro caro amico dirigente del Popolo della Famiglia Massimiliano Amato, e per cui vedete che questo meccanismo di Facebook, dove noi stiamo andando in diretta, a loro li hanno bloccati in una maniera più pesante. Mario non riesce più ad andare praticamente in diretta. Allora, siccome siamo in campagna elettorale, questo strumento su YouTube, molto importante amici, domani mattina collegatevi alla YouTube La Croce in maniera da diffondere il messaggio di Mario, che è sempre in movimento. Prossima settimana sarà nella regione Veneta a girare 5 province ed è tutto così. Ormai sono 2 anni che tra Mario Dinolfi, Gianfranco Amato, Mirko De Carli, me medesimo, Filippo Gregolini, veramente c'è Raffaele Adinolfi giù da Salerno, Alberto August in Sardegna, Lorenzo Damiano a Conegliano, Nicola Pasqualato a Treviso, veramente su Monza ci abbiamo tutti gli altri amici, Crema, Luco Grassi, veramente c'è un popolo che si sta muovendo. Uniamoci nella preghiera prima di tutto, nella buona battaglia, e diffondiamo il messaggio. Adesso io, per terminare, volevo fare un Padre nostro assieme a tutti quanti voi, affidare al Padre Celeste questa nostra battaglia, affidare tutti gli amici e fratelli e sorelle in Cristo del Popolo e della Famiglia, affidare questa nazione intera, affidare il mondo intero, perché sta vivendo un momento di difficoltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Cari amici, fratelli e sorelle in Cristo, una buona serata, rimanete collegati, collegatevi sempre col Popolo Famiglia TV. Addio la battaglia, a noi la battaglia e addio la vittoria. Grazie, buona serata.